Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Chi mi segue su Instagram sa benissimo che sto lavorando al nuovo studio, meglio, ho lavorato al nuovo studio perché sì, dietro a questa porta c'è lo studio aggiornato. Ho fatto un upgrade, ho modificato un po' tutto e l'ho reso con uno stile diverso rispetto al precedente. È stato un lavoro impegnativo, ho approfittato di una settimana di ferie dal mio lavoro vero, che ovviamente non è YouTube, quindi ho usato 2 o 3 giorni questa settimana di ferie per modificare tutto quello che c'è qua dentro. Ed è stata veramente un'impresa epica perché era strapieno di roba, quindi oltre al lavoro nel modificare tutto c'era anche il spostare tutto quello che c'era sopra alle strutture precedenti. Quindi ragazzi è stato veramente un lavoro allucinante. Quindi ragazzi, detto questo, prima di portarvi all'interno di questa stanza e vedere com'è il mio nuovo studio, vi lascio ad alcune immagini dell'evoluzione del lavoro che ho fatto per arrivare a questo. Quindi ragazzi, iniziamo lo smontaggio e il montaggio. Perfetto Sara, adesso manca l'ultimo accessorio da esporre, che è stato anche il nostro ultimo acquisto. Vai! Perfetto! Wow! Wow! Pati, questa è tanta roba, eh! Cavoli, bellissimo però Pati, guarda che bello che è! Anche la base è stupenda! Devi metterlo sopra là? Al suo posto che gli abbiamo lasciato, ci arrivi? Vediamo. Wow! Guarda come sta bene, Fati. Non mi sono attrezzata in punta. Guarda che roba! Stupendo! Quindi avete visto che lavoro incredibile che c'è stato dietro, che avete visto quanta roba c'era appoggiata poi sulla scrivania, che tutta roba che avevo tolto dalle mensole, cioè veramente è stato un lavoro incredibile sia nel togliere che nel rimontare, però sono davvero contento del risultato che sono riuscito ad ottenere. Ovviamente tutto spendendo veramente poco, che era questo anche l'obiettivo, cioè non arrivare a spendere cifre assurde, quindi con cifre veramente contenute, ho ottenuto un risultato che era proprio quello che avevo nella mia testa. Spero che vi piaccia, quindi ragazzi, preparatevi ed entriamo nel nuovo studio di un nerd e mezzo. Andiamo! E voilà! Ragazzi, questo è il nuovo studio. Cioè, vedete la differenza rispetto al precedente, che sicuramente vi ricordate com'era? Qua c'è stata una notevole evoluzione, un cambiamento radicale. È venuto proprio come me lo immaginavo. Come vi ho detto, veramente tutto minimal anche nei costi, però il risultato finale davvero ottimo. Questi mobili acquistati all'IKEA, che fanno tutto il giro posizionandoli ovviamente a ferro di cavallo, e poi qua dietro queste pareti che adesso sono bianche, ma non sono verniciate, ma è una plastichetta bianca che viene venduta al brico, quindi ho ottenuto questo effetto che secondo me è tanta roba. Il monitor incassato qua dentro, dentro nel mobile, ho dovuto rifare i supporti con la stampante 3D perché ovviamente il suo era troppo alto e sporgeva, mentre adesso con questo rimane incassato. E ragazzi, ditemi voi cosa ne pensate. Secondo me è venuto davvero davvero bene, perlomeno per quello che era il mio riferimento e quello che avevo in testa io di risultato finale. Adesso volevo farvi vedere un po' per zone cosa ho messo sui ripiani, perché comunque sono le cose che vedrete d'ora in poi quando farò un video. Dietro di me ci saranno questi oggetti. Allora, da questa parte iniziamo con stampe 3D, Darth Vader, stampa 3D, Batman in stampa 3D. Questo R2D2 della Lego, anche se non originale.
Poi qua sotto ancora stampe 3D con il Millennium Falcon, Mandalorian e la spada di Luke Skywalker, sempre in stampa 3D. Poi qua sotto abbiamo le console, o meglio le mini console, Commodore 64, Nintendo Classic, per poi arrivare alla PlayStation 1, sempre in versione mini. E poi qua qualche console portatile. Di qua abbiamo tre droni, ovviamente non li ho esposti tutti, ho esposto i tre che mi piaceva avere esposti. Poi di qua abbiamo un Baby Groot, sempre in stampa 3D, con la console OGC portatile. Poi di qua abbiamo tre action figure. Poi salendo, ragazzi, troviamo lui, l'oggetto principale del cambiamento, perché comunque è stato l'ultimo oggetto che ho acquistato. L'ho acquistato in fiera, l'ha voluto posizionare Sara, come avete visto nel video. L'ho acquistato in fiera domenica scorsa ed è tanta roba, ed è qui dei Guardiani della Galassia. Secondo me è bellissima, una bellissima action figure. Di qua abbiamo il drago di Daenerys Targaryen, fatto ovviamente in mattoncini Mega Block. Poi di qua abbiamo un po' di scatole dei prodotti che adoro di più, quindi mi piace avere la scatola esposta. Poi scendiamo da questa parte, abbiamo Jesse Pinkman, il Bicopter Falcon, poi il cubo smart della GoCube. Poi di qua abbiamo il libro che racconta la storia dell'uomo che io diciamo ammiro di più, che è Steve Jobs. Poi di qua abbiamo un'altra stampa 3D che è un salvadanaio. Poi ci spostiamo da questa parte, la zona monitor l'avete già vista. Qua abbiamo un po' di modellini di moto. Poi di qua tutti accessori per quello che riguarda le telecamere, quindi questa è un'area diciamo non interessante. Qua abbiamo un altro Steve Jobs con il portabiro. Poi da questa parte abbiamo la Formula 1, che non poteva mancare, tutta in stampa 3D funzionante. Poi qua abbiamo i droni FPV, questa è diciamo l'area FPV. Qua abbiamo poi altri droni FPV e qua sotto le batterie. La cosa che mi è piaciuta anche è lasciare questi spazi qua sotto, perché posso far passare i cavi e mettere altra roba che non voglio far vedere. Vedete qua sotto ci sono gli alimentatori dei droni, da questa parte ci sono altri cavi che arrivano, che comunque nascondere i cavi non è sempre semplice, e quando si parla di tecnologia i cavi non mancano mai. Poi un'altra cosa che volevo farvi vedere è l'area che adesso è cambiata, quella diciamo laboratorio, dove ho tutti gli attrezzi, dove sistemo i droni FPV, dove sistemo i miei modelli RC, dove ho le stampanti 3D. E anche questa è stata modificata e cambiata, come vedete. Ho tutto adesso un po' più comodo, con più ripiani, dati anche da questa parete che mi dà appunto la possibilità di avere più mensole. Qua ho montato una piccola telecamera della EZViz che mi tiene inquadrate le stampanti quando voglio controllare se quello che sto stampando sta venendo bene, e soprattutto se ha finito o non ha finito, quindi da lì posso controllare tutto quello che diciamo accade nell'area stampanti. Qua abbiamo la possibilità di andare a accendere le luci che vanno ad illuminare l'area di lavoro quando devo o saldare o fare qualsiasi altro lavoro di precisione. Qua un po' di colori per le action figure, quindi vabbè, tutto questo è un po' ancora in aggiornamento, perché ho iniziato sì, ma non l'ho ancora esattamente portato a termine come invece ho fatto da questa parte, dove veramente il lavoro è concluso, a parte qualche dettaglio. Adesso non so se mettere qualche striscia LED o meno, ma questo poi lo valuterò nei prossimi giorni. Quindi ragazzi, ditemi voi la vostra opinione, vi aspetto nei commenti. È stato un lavoro pazzesco, però sono contentissimo di quello che sono riuscito ad ottenere dal punto di vista dell'impatto visivo, di come mi trovo sereno quando arrivo in questo studio nuovo, dove mi piace proprio tutto quello che ho intorno. Quindi ragazzi, se questo mio video che torna dopo un po' di tempo, appunto causa lavori, nuovo studio, vi è piaciuto e vi è stato utile, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler. Mi raccomando, su Instagram arrivano anche gli spoiler di questo lavoro, quindi vi invito a seguirmi sul mio profilo Instagram. Sempre se vi va, ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale. Ma soprattutto, ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao e al prossimo video!